Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2. Allora, precisiamo che questo non è un gioco adatto a tutti, nel senso che si chiama Mutilated Doll 2, credo che sia anche il 2. Me lo ha suggerito un amico su TS, tale Zombie Troller, e devo dire che è molto molto divertente quanto macabro e sadico. Insomma, uno di quei giochetti che mi serviva in questo periodo. Vedete, voi potete, allora, qui c'è una spada, no? Per esempio, io la sto trasportando a destra e a sinistra come se avessi un lazzo. Io la lascio un attimo qua. Posso eventualmente fare ciao ciao con la manina. Vedete quanto è bravo. Ciao ciao, fai ciao ciao, fai. Vai, ciao ciao, bravo. Ok, sta morendo avvelenato, ma va bene. E noi praticamente, ha perso un braccio anche, tieni, riprendilo amico mio. E noi possiamo fare tipo questa cosa qua, cioè lo possiamo pestare a sangue. Insomma, è una cosa molto molto bella e macabra. Ovviamente, lo so, no, non dite così, lo so. Ovviamente, insomma, potete ammazzarlo un po' come volete. Ad esempio, no, io adesso gli faccio un casco di protezione. Anche se in linea di massima non so nemmeno se posso riuscirci. Però, ecco, gli ho fatto un casco, come vede. Ecco, gli ho spezzato una gamba. No, non fare così, aspetta. Quindi, non so, se prendo ad esempio un po' di veleno e glielo butto addosso. Ma perché si... Non posso... Niente. E quindi niente, possiamo fare un sacco di cose. So che non ci state capendo un cazzo, però io sto provando dei livelli delle persone, insomma, delle genti. E come vedete posso fare dei tagli. Ecco, ad esempio così. Poi posso riselezionarlo e riprendere. Per esempio, adesso gli posso conficcare la sua gamba nella bocca. Ok, questo era un livello giusto per farvi capire quanto è macabro questo gioco. Però possiamo fare anche un browse e quindi andare a cercare altri cosi. Tipo questo. Perdonatemi. Tipo questo. Dan, vediamo un attimino. Molto bene. Ok. Play, ok. E adesso dobbiamo, cioè addirittura con le luci, c'è una gestione delle luci, guardate qua. Mamma mia, cioè posso fare così e bruciarlo. Ma è fantastico, cioè si può fare veramente di tutto. Insomma, se siete in due e volete picchiarvi potete farlo. Vedi? Tieni, prendi questo, prendi questo, vedete la luce? E poi mettergli fuoco. Insomma, il gioco No Sense della settimana è stato presentato da Redez. Benvenuti nel gioco della settimana, No Sense. Questo è ancora vivo, ecco, lo spacchiamo vicino al muro. Ah, bene, se quel livello vi poteva sembrare interessante, allora anche questo penso che vi piacerà moltissimo. Magari togliamo reset game map. Ok, done. Ok, control, se magari ti togli dal... Ok, list. Ok, quindi dobbiamo per esempio ammazzarlo. Oddio, che cazzo è successo? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea, ma possiamo, che ne so, fare così e ammazzarlo in questo modo, ecco. Mi sembra un buon metodo per finire il livello, no? Non, cioè, in realtà, allora, in realtà non si deve, per forza di cose, finire il livello. Magari non c'è nessun livello e questa è la cosa più bella, perché non si possono muovere questi personaggi se non poco per volta, e quindi non ha senso. Cioè, il senso è tipo fare dei livelli in cui uccidere è bello, no? Io sono, come ha fatto? È tipo imploso. Io sono pro queste cose. No, tu devi mutilare una bambola, almeno ti diverti così a mutilare le bambole. Oh, vedi? Oh, bello. Così si fa. Se vuoi mettere un cut qui, ecco, lo tagli così. Za, 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 za. Ok.
Ok, ritorniamo su quest'altro nuovo livello. Per esempio, possiamo mettere lo slow motion. Lo slow motion. Health bar addirittura. E possiamo addirittura mettere il vento. Certo, se non mi si sposta il livello. Magari mettiamo 20. Ok, in slow motion. Guardate, allora, ragazzi, che bello. Questa cosa, se la vede Sinergo, implode. Cioè, puoi creare il tuo modo di ammazzare le persone. La cosa bella è che lo slow motion funziona meglio di quello di Killing Floor. Guarda, guardate, guardate che bello. E il vento che fa. Vedete, se abbassiamo il vento, lo mettiamo a zero, il sangue scende giù. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che se mettessimo a meno 40, guardate, meglio di Killing Floor, ragazzi. Ok, avrete sicuramente capito che questo è giusto per farvi un attimino vedere questo gioco. Perché mi si staccano i pezzi? Oddio, è già tutto tagliato questo. Volevo far vedere le potenzialità di questa cosa. E lo so che è una cosa inutile, perché non penso ci farò mai una serie. È veramente impossibile. Però mi piace esplorare il mondo dei flash games. Fatemi sapere se la cosa vi sconquiffera anche a voi. E boom, ammazziamo le persone giocattolo e non le persone, ecco, vere. Magari 7 stelle di Okuto.